con noi il direttore regionale di Special Olympics Italia, Filippo Orlando. Allora Filippo Orlando, questo meeting internazionale Change the Games è veramente il cambiamento? Auspichiamo questo, grazie alla presenza di tanti atleti, sia delle delegazioni estere di Germania e Malta, e sia anche degli atleti locali e del circondario, di quelli che ci raggiungeranno domani dalla Puglia. Una vera espressione di abilità, di possibilità per questi atleti che si inseriscono nella nostra comunità, nella comunità venosina della città di Venosa, che è pronta ad accoglierli e a festeggiare con loro e condividere anche le loro gioie sportive. Il Special Olympics è un movimento che contribuisce fortemente a questo messaggio. Soddisfatti gli organizzatori? Beh, finora le cose stanno andando bene, poi Venosa è una città dedita all'accoglienza, grazie alla presenza dei paratrinitari da oltre 50 anni e di altre realtà come il Filo d'Arianna, che fanno in modo di portare all'esterno la diversità, facendola accettare per quella unicità della singola persona e di quello che ognuno nel proprio corredo umano possiede. Quindi Venosa è pronta ad accogliere gli atleti che sono qui per il meeting, e quindi penso che il cambio di gioco ci sia. Ci sono buone possibilità per un'inclusione vera? Beh, su quello ci dobbiamo lavorare, perché naturalmente i pregiudizi sono ancora molto forti, e soprattutto quando parliamo di disabilità intellettiva, dove comunque l'accettazione della persona che ha difficoltà nell'esporre il proprio pensiero o comunque nel muoversi nello spazio in una maniera propria è ancora per tanti un tabù. Noi con questi eventi cerchiamo di mettere in mostra le abilità, e quindi penso che ognuno di noi messo in condizione riesce a dare il meglio di sé.